Ciao a tutti, oggi vi voglio mostrare la mia prima creazione autunnale, questo scialle o sciarpa molto grande lavorata all'uncinetto con motivo traforato. Il filato utilizzato è un filato multicolore di medio spessore del filato Stella della marca Katia, composto da 80% acrilico, 10% lana e 10% alpaca. Realizzarlo è veramente semplicissimo, adatto anche ai principianti. Io ho utilizzato un solo gomitolo da 100 grammi per realizzare questo scialle, l'ho utilizzato tutto, infatti adesso ve lo mostrerò utilizzando questo filato che non c'entra assolutamente nulla. E per lavorarlo ho utilizzato l'uncinetto numero 4. Avvio 6 catenelle. Per lavorare il primo giro realizzo 2 catenelle che vanno a sostituire la lavorazione della prima catenella. Andrò a lavorare quindi la seconda catenella con una maglia alta. Così la terza. La quarta. La quinta, e la sesta. Abbiamo lavorato il primo giro, che è un giro dispari, che vado a segnarmelo in questo modo. Questo perché tutti i giri dispari vanno lavorati in modo uguale, vedrete che saranno uguali e i giri pari vanno lavorati uguali in un altro modo. Quindi noi abbiamo lavorato il nostro primo giro dispari, adesso andiamo a lavorare il nostro secondo giro. Vado a realizzare 2 catenelle che non vanno però a sostituire la lavorazione della nostra prima maglia, quindi lavoro la prima maglia con una maglia alta. Una. Poi vado a lavorare la seconda, sempre con una maglia alta, la terza, la quarta, la quinta, e la sesta. Quindi in pratica lavoro tutte le maglie. Adesso però andiamo a fare un aumento perché ogni giro avrà un aumento e nel caso del giro dispari, del giro pari, scusate, del giro pari, andrò a lavorare la catenella che è alla fine del giro. In questo modo avrò 7 maglie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Adesso lavoriamo il terzo giro, 2 catenelle che vanno a sostituire la lavorazione della prima maglia, quindi lavoriamo la seconda maglia con una maglia alta, così fino alla fine del ferro, del giro. Anche in questo caso abbiamo lavorato tutte le maglie sul giro e lavoriamo però la catenella 2 volte. Quindi nella catenella andrò a realizzare una maglia alta e un'altra maglia alta. In questo modo avrò 8 maglie. Lavoriamo il quarto giro con 2 catenelle
che non vanno a sostituire la lavorazione della nostra prima maglia, che sarà una maglia alta. Continuo fino alla fine del giro. Bene, adesso lavoriamo la catenella con la maglia alta. Contiamo le nostre maglie, sono 3, 6, 9. Perfetto. Adesso andiamo a lavorare il quinto giro e avremo il motivo traforato. Quindi, 2 catenelle che vanno a sostituire la lavorazione della prima maglia. Realizziamo una terza catenella che va a sostituire la lavorazione della seconda maglia. Quindi lavoriamo la terza maglia con una maglia alta. Una catenella. Saltiamo questa la lavorazione di questa maglia. Lavoriamo quindi la successiva con una maglia alta. E proseguiamo in questo modo, quindi catenella, salto, lavoro la successiva, maglia alta. E lavoro la catenella 2 volte con una maglia alta. Questo giro, quindi 2 catenelle che non vanno a sostituire la lavorazione della prima maglia, quindi lavorerò una maglia alta, poi una catenella, non lavoro più questa, lavoro la successiva con una maglia alta e proseguo come prima, quindi catenella, non lavoro la catenella, lavoro la maglia. Catenella, non lavoro la catenella, ma lavoro la maglia. Continuo Ok, siamo arrivati alla fine del nostro giro e dobbiamo lavorare una catenella che va a sostituire la lavorazione della catenella e lavoriamo quindi questa catenella qua, che sarebbe la seconda, la prima, seconda, terza, quindi la seconda, con una maglia alta. Due catenelle e andiamo a lavorare infatti il nostro settimo giro. Queste 2 catenelle vanno a sostituire la lavorazione della maglia. Andiamo a realizzare un'altra catenella che va a sostituire la lavorazione della seconda catenella e lavoriamo quindi la maglia seguente, che sarebbe la terza, con una maglia alta. Una catenella, non lavoro la catenella ma lavoro la maglia e proseguo fino alla fine. Bene, adesso vado a lavorare la catenella
volte con la maglia alta, una volta e la seconda volta. Ottavo giro. Inizio con 2 catenelle che non vanno a sostituire la lavorazione della prima maglia, quindi una maglia alta, e lavoro tutte le maglie e catenelle che ho sul giro. Con delle maglie alte. Bene, adesso che ho lavorato tutte le mie maglie sul giro, vado a lavorare la catenella con una maglia alta. E avrò ottenuto 13 maglie. 6, 9, 12, 13. Adesso vado a lavorare il nono giro, quindi 2 catenelle che vanno a sostituire la lavorazione della prima maglia e continuo così fino alla fine del giro. Abbiamo lavorato tutte le maglie sul giro e adesso andrò a lavorare nella catenella 2 maglie.